Riprendiamo allora la linea da Moreno e parliamo di un libro. Lo facciamo con Antonio Uras e con Don Luca Peiron. 600 pagine per parlare di Dio, di scienza e di prove. Sono bastate? O soltanto la prefazione questa di quello allora, che sarà? No, sono sufficienti per farsi un'idea dell'approccio che gli autori propongono al problema e in particolare di quanto si possa oggi dire che la scienza non è più un argomento contro l'ipotesi, l'idea dell'esistenza di un'entità trascendente che possiamo chiamare Dio, senza arrivare necessariamente a dichiarare che si tratti di un argomento probatorio, la scienza, ma sicuramente si può arrivare a escludere finalmente che sia un argomento che esclude, che permette di escludere in maniera scientifica, appunto, quindi matematica e rigida, l'ipotesi della trascendenza. Chi è Gesù? Questo lo lascerei dire a tutti e due, lo volevo chiedere, però lui un assist non siamo gli così, autori del libro, eh. Un assist così non se l'aspettava, è Don Luca. Devo rispondere davvero? Chi è Gesù? Ma Gesù è una persona che mi ha perlomeno convinto a donare tutta la mia vita al fatto che lui esista e a quello che ha raccontato e a quello che ci ha regalato. Questo libro non dimostra l'esistenza di Cristo, ma questo libro credo possa aiutare a togliere una delle grandi dei grandi tarli che possono essere nella testa di un credente, soprattutto. Cioè, un credente crede in Gesù Cristo, crede nel Dio che ritiene di credere, e molte volte nel credere ogni tanto sorgono delle domande, sorgono delle questioni, che sono di solito questioni di carattere razionale, di carattere logico. Ma se fosse tutto una bufola, ma se tutto questo non avesse senso, ma se quello che mi ha insegnato non è vero, ma se quello che mia nonna mi ha mostrato non fosse sensato. Ecco, soprattutto la prima parte di questo libro ci aiuta a combattere molte di queste che sono alla fine delle tentazioni. La scienza non dimostra Dio, ma aiuta a combattere quelle tentazioni che sono di solito di ordine razionale, che ci dicono no, Dio non esiste. Ecco, una dei più grandi dubbi, no, per chi non è credente è la sacra sindone, no? Ovviamente da cattolico uno ha un pensiero e chi invece è un po' distante dalla fede ne ha un altro. Lei quando si avvicina al sacrolino, qual è il suo primo pensiero che rivolge alle persone che non credono che quello sia proprio il sacrolino? Guardi, io ricordo il giorno in cui sono stato ordinato, il 16 giugno del 2007, dal Cardinal Poletto, ed ero sdraiato per terra in cattedrale a 2,5 metri dalla sindone. E una delle cose che ho pensato in quei pochi istanti in cui sei lì, in cui insomma fai un salto quantico rispetto alla tua esistenza, è stato anche questo, cioè perché io sono ordinato prete a 2 metri da quell'oggetto? Ed è la risposta che do alle persone che ho anche accompagnato durante le ostensioni nel 2015 tantissime volte davanti alla sindone. La sindone, di nuovo, non dimostra né l'esistenza di Dio né la passione di Cristo. Però la sindone ha una capacità straordinaria di stare nel tempo in cui viene osservata, rispondendo nel tempo in cui è osservata alla grande domanda che l'essere umano si pone sulla esistenza di Dio e sulla sofferenza di Cristo in croce. Inizialmente la sindone era piegata e chiusa in un cassetto, solo il fatto che esistesse era sufficiente ed era il tempo in cui eravamo abituati a credere perché qualcuno ci diceva, fino ad arrivare nei secoli a mostrare il volto nel momento in cui l'immagine diventa importante, la fotografia, arriviamo al tempo dell'intelligenza artificiale dei computer e con i computer della NASA dimostriamo che è un'immagine tridimensionale. La sindone sa parlare al tempo in cui le persone la interrogano. Antonio, Fatima, ieri, oggi e domani, illusione o realtà? Beh, c'è una realtà dietro Fatima, il fatto che tante persone abbiano, grazie ai racconti, grazie alle testimonianze, deciso o sentito la necessità di credere. Questo è un fatto, forse è il fatto più importante che c'è dietro il miracolo o l'evento straordinario, come vogliamo chiamarlo, di Fatima. Il libro parla di questo, prende questo evento come esempio di tanti altri eventi straordinari, perché è un evento che è stato documentato.
Naturalmente io credo che se anche arrivasse e scendesse Gesù Cristo in questo momento ci potrebbero essere persone che dicono di crederci o che dicono di non crederci, quindi quando è successo può l'abbiamo messo in croce appunto, quindi insomma che ci sia una documentazione è interessante, ma lascia comunque il tempo che trova. I fatti più importanti sono quelli che poi si vedono sul lungo termine, perché chi creda o non creda, quello è un fatto. Tante persone, credo che possiamo parlare dell'ordine di milioni di persone, si sono convertito o hanno rafforzato la loro fede grazie a questo evento straordinario. Questo è il fatto. Allora, rafforzare la propria fede, diciamo che Uras come cognome non mi sa proprio di Torino centro. Di dove sei tu? Di originario di Cagliari. Allora, a Cagliari, so per certo, perché ho origini sarde, quindi lo so. Ci sono le parrocchie Don Luca che danno la radiolina che consente alle persone a un certo orario del pomeriggio piuttosto che della mattina di ascoltare la Santa Messa dalla propria parrocchia. Quanto è utile questo approccio della fede tecnologico, possiamo dire? È devastante, non è utile. È devastante. È devastante. Durante il lockdown abbiamo fatto tutto tranne quello che dovevamo fare. Durante il lockdown, a forza di mandare messe online, abbiamo distrutto la fede nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. E recuperare questo gap è straordinario. Allora, la tecnologia può essere uno strumento per trasmettere la fede, ma ci sono degli elementi della fede cattolica perlomeno che sono assolutamente analogici, perché Cristo si è fatto carne, non si è fatto AI. Perché comunque ricordiamo, scambiarsi il segno di pace è sempre meglio che scambiarsi un segno di occhi. Ma questo non lo so, sicuramente la comunione con un'ostia è molto meglio che dare una linguata al video, questo è un dato di fatto. Grazie allora a Don Luca e grazie anche ad Antonio Uras.